Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del TG Games Limited. Tante puntate anche questa settimana, e anche questa settimana cominciamo da Limited Run con una errata coverage, o meglio con una mia dimenticanza, perché settimana scorsa, venerdì scorso, oltre ai giochi che vi avevo già annunciato nella puntata scorsa, c'era un altro gioco in uscita e per fortuna è ancora disponibile. Si tratta di un gioco per Nintendo NES che si chiama Witch and Wits ed è un classicissimo platform a scorrimento orizzontale, naturalmente in stile 8-bit, con protagonista un mago che si aggira all'interno di cripte uccidendo i vari nemici e risolvendo i vari enigmi per andare avanti. Gioco molto carino. Per fortuna, dicevamo, è ancora disponibile da Limited Run nella versione fisica proprio per Nintendo NES, ma è disponibile anche nella Limited Edition, o meglio nella Deluxe Edition, con tanti contenuti in più, e vi lascio il link per chi volesse ordinarli, perché sono ancora tutti e due disponibili. Poi, martedì scorso, il 16 novembre, insieme a Citizen United per PlayStation 4 e Nintendo Switch, hanno aggiunto anche lì un altro gioco. Si tratta di un altro gioco classico, questa volta per Mega Drive Genesis. Si chiama Gaiares ed è un bellissimo shooter a scorrimento orizzontale molto classico che uscì ai tempi del Sega Mega Drive e l'hanno riproposto proprio in versione fisica per Sega Mega Drive qui da Limited Run. Si potrà acquistare con la cartuccia trasparente, tra l'altro la scatola con la cover reversibile e altri contenuti in più. Il tutto è ancora disponibile da Limited Run e anche di questo vi lascio il link per poterlo ordinare. Oggi invece, da partire dalle 16, si potrà ordinare un gioco che da noi uscirà solo in versione digitale e invece da Limited Run disponibile la versione fisica. Un gioco per Nintendo Switch, si tratta di Star Wars Knights of the Old Republic, questo bellissimo gioco di ruolo ambientato nel mondo di Star Wars che ebbe un grandissimo successo quando uscì ai tempi su PC. Tra l'altro io ai tempi volevo prendere la collector, ma poi mi è sfuggita e non l'ho più presa. E adesso da Limited Run è disponibile la versione fisica per Nintendo Switch, versione fisica su cartuccia, ma sono disponibili anche la Premium Edition con la classica scatola nera in stile Lucas Games, quindi continua la collezione dei giochi Lucas Games, più tanti altri contenuti all'interno, ma anche una versione più ricca chiamata Master Edition che contiene un bellissimo artbook con tutto quello che riguarda questo bellissimo gioco. Veramente molto ricca questa Master Edition e costa anche un bel pochino di soldini, però per chi li volesse vi lascio il link. E attenzione, perché la Premium Edition è disponibile anche nella versione PC con all'interno il gioco su CD con Jewel Case, e anche la Master Edition è disponibile nella versione PC. Tra l'altro nella versione PC sono in più una chiavetta per attivare il gioco e un'altra chiavetta forse proprio con il gioco all'interno. Quindi ragazzi, bellissimo, bellissimo gioco disponibile su PC e Nintendo Switch, e vi lascio il link per chi volesse ordinarlo. Infine Limited Run ci dice anche quale sarà il gioco in uscita martedì prossimo. Si tratta di The American Dream, gioco in realtà virtuale per PlayStation 4 VR. Si tratta di uno shooter, un gioco un po' particolare, perché voi praticamente dovete sparare all'interno di una specie di parco giochi ispirato al mondo americano degli anni 70, quindi un pochino strano, veramente molto strano il gioco. Da noi in Italia era già uscita la versione fisica in Europa di questo gioco, in America non era uscita, adesso è disponibile da Limited Run. A noi interessa poco, perché comunque io già ce l'ho, si trova anche a pochi soldi qui da noi in Italia. Comunque, se qualcuno volesse anche la versione americana, vi lascio il link per poterla ordinare da Limited Run. Poi passiamo a Super Rare Games, che apre i preordini per un nuovo gioco e quindi anche per un nuovo triple pack con i tre nuovi giochi in uscita da Super Rare Games per Nintendo Switch. Questo primo gioco triple pack, che si può naturalmente ordinare anche singolarmente, è Events Machine, uno sparatutto con visuale dall'alto all'interno di dungeon, quindi un bullet hell
con una grafica un particolare perché sembra quasi lo stesso stile dei primi GTA. Un bellissimo anche sonoro in questo gioco, e il gioco è disponibile per Nintendo Switch in versione fisica da Superare Games. Si può ordinare sia il gioco singolo e sia già il triple pack. Questo è il primo gioco di questo triple pack di Superare Games. Vi ricordo che qua bisogna pagare spedizioni e dogana, quindi il gioco vi verrà a costare intorno ai 50 euro e il triple pack intorno ai 150 euro, quindi non pochini, però comunque per chi li vuole vi lascio il link per poterli ordinare. Poi passiamo a Red Art Games, che apre preordini per due giochi per Nintendo Switch. Il primo è Bart's Gold ed è un classicissimo platform a scorrimento orizzontale con protagonista questo bardo. Lo stile grafico è abbastanza moderno, non poligonale, però tutto disegnato a mano. È bellissimo gioco anche questo, anche di questo vi lascio il link per chi volesse ordinarlo. Il prezzo di questo gioco è 29 euro più le spese di spedizione, quindi intorno ai 35 euro. Il secondo gioco è Blazing Break, anche questo è uno shooter con visuale dall'alto, però in questo caso questo gioco è un po' particolare perché a parte i protagonisti, qui infatti il protagonista è una specie di papera, ma oltre a sparare i vari nemici non è proprio un ballettel, è più classico, però si avvicina molto a un gioco di ruolo perché potrete anche entrare ad acquistare armi nei negozi, parlare con i personaggi, risolvere delle quest, insomma gioco molto particolare anche questo, con grafica stile 16 bit. Anche lui è disponibile da Red Art Games, anche lui costa 29 euro più spedizione, magari prendendolo insieme risparmiate le spedizioni. Vi lascio il link anche di questo per chi volesse ordinarlo. Poi passiamo a PlayAsia, che ci porta un gioco limited della serie East Asia Soft. Il gioco si chiama Love Kami Trilogy ed è un gioco per Nintendo Switch. È una classicissima graphic novel, anzi è una trilogia con tre diverse graphic novel, tutte contenute all'interno della stessa cartuccina. Il gioco è disponibile sia nella versione fisica normale che nella classica limited edition, le limited edition che ci propone PlayAsia, con all'interno tanti contenuti, e vi lascio anche di questo il link per chi volesse ordinarlo. Passiamo poi a Special Reserve Games, perché finalmente ha aperto i preordini per il bellissimo Death's Door, questo gioco di ruolo che è uscito praticamente durante questo mese nella versione digitale e adesso arriva nella versione fisica per Nintendo Switch e PlayStation 5. Gioco di ruolo con protagonista questa cornacchia, veramente molto interessante ragazzi, tenetelo d'occhio perché è veramente un bel gioco. E da Special Reserve Games apriranno i preordini giorno 23, quindi ricordatevi giorno 23, e chiuderanno i preordini il giorno 7 gennaio, quindi avrete un paio di mesi di tempo per poter ordinare questo bellissimo gioco nella versione Nintendo Switch o PlayStation 5. Saranno disponibili sia la versione fisica normale che la Limited Edition, la Reserve Edition, che ha questa scatola in stile NES con questa materiale che sembra quasi velluto, veramente molto bello ragazzi, vi lascio il link, ricordatevi il giorno 23 aprono i preordini. Inoltre Special Reserve Games ci dà anche degli avvisi sui prossimi giochi che si potranno preordinare sul loro sito. Uno è Wild West, questo gioco, anche questo presentato durante questo mese, è un gioco di ruolo con visuale isometrica, quindi in stile Diablo, ambientato in un mondo particolare, infatti è un mondo western pieno di mostri, vampiri e quant'altro. Molto interessante anche questo gioco, arriverà, non so se il preordine o il gioco, il giorno 11 gennaio, e poi vi avviserò prossimamente quando apriranno i preordini. Altro gioco che arriverà prossimamente è un gioco per Nintendo Switch che si chiama Loop Hero ed è un gioco di ruolo vecchia scuola, veramente con uno stile molto antico in stile 8-bit, quindi molto molto vecchio, molto bello comunque anche lo stesso questo gioco nonostante lo stile grafico, perché ha una bella storia e una bella musica, è molto molto interessante. Il gioco arriverà prossimamente qui da Special Reserve Games e poi vi avviserò quando sarà disponibile. Poi passiamo a Pixel Art, che apre i preordini per due nuovi giochi della serie Legend, tutti e due per Atari Lynx. Il primo è Rampart, questo gioco famosissimo, questo strategico ambientato durante il Medioevo. È uscito in tantissime versioni, è uscita anche la versione Atari Lynx, e qui da Pixel Art si può ordinare la versione fisica per Atari Lynx e vi lascio il link per poterla ordinare.
E poi si potrà ordinare anche Super Quick, che invece è un puzzle game dove voi dovrete praticamente colorare la piattaforma sulla quale camminate sparare ai vari nemici che vi si porranno davanti, quindi classicissimo puzzle game. È disponibile anche di questo la versione fisica per Atari Lynx qui da Pixelert, e anche di questo vi lascio il link per poterlo ordinare. E finiamo la puntata parlando di Xbox Series X. Infatti, se non siete ancora riusciti a trovarle la console, sappiate che è disponibile una versione molto particolare, una versione griffata di Gucci, quindi ragazzi, molto ambita questa console. Saranno disponibili solo 100 copie di questa console. E come potete vedere da queste immagini, praticamente insieme alla console vi daranno due pad con queste due linee, e insieme alla console ci sarà una borsa, la borsa che si apre e può nella quale si possono inserire all'interno sia i pad che la console e naturalmente tutta la cavetteria. E la borsa naturalmente è in stile Gucci, con questi ricami che sono particolari dello stile Gucci. Nella parte anteriore della borsa c'è scritto Xbox, mentre nella parte posteriore c'è scritto Good Game, e persino la console sarà serigrafata con lo stesso ricamo della borsa, e ci sarà anche la scritta con il numero della vostra console. Ce ne sono 100, quindi avrete il numero da 1 a 100. Ebbene ragazzi, tutto questo ben di Dio costerà solo $10,000, quindi ragazzi, se avete $10,000 che vi avanzano, potrete ordinare questa console in alcune catene specifiche. Non so esattamente quelle catene, però non penso che sia una cosa per tutti. Sicuramente molto bella, ma probabilmente in pochi riusciranno ad averla. E con questo ragazzi è tutto con questa puntata del TG Games Limited. Ci vediamo settimana prossima con la nuova puntata del TG Games Limited, e se faccio in tempo vedrete anche la puntata delle uscite videoludiche, se no poi le rivedrete nella settimana dopo, a fine mese. E con questo è tutto, alla prossima ragazzi, ciao ciao. Salve ragazzi, benvenuti. Cazzo. Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del TG Games Limited. Tante notizie anche questa settimana. E come ogni settimana. Enci! Cazzo, due. Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del TG Cazzo 3. Salve ragazzi. Salve ragazzi, ma vaffanculo. Enci 3-4. Ma basta. Enci 5. Che schifo. E uscì con la cartuccia proprio, quindi ragazzi, bellissime collector tutte riguardando il mondo, quindi con una grafica che sembra quindi davvero molto particolare, con lo stile grafico e ma anche la master che è Blazing Black, che è anche questo uno shooter. Ma porco Dio, ma se ti ho cacciato l'audio, ma come cazzo fai? Ma io non lo so. Il gioco è disponibile anche, quindi ragazzi, gioco. E persino la console avrà questi in sovrimpressione. E persino la console sarà segreta. Che cazzo è sto loop?